Allora io ringrazio innanzitutto il Comune di Cigliano, l'autrice, la casa editrice di questo del libro, che è la sua opera prima, per questo invito che al nostro giornale mi fa molto piacere. Noi abbiamo tradizionalmente dedicato un'attenzione non formale ai temi della donna, in particolare alla difesa della sua dignità. Rende splendida la narrazione. Questo è un primo punto a favore di un'autrice così giovane, perché tanta lucidità e sistematicità non è frequente. Da un punto di vista letterario devo dire che è sorprendente, perché segnala una maturità stilistica che non ci si attenderebbe da una ragazza di oggi. Leggerete nel romanzo una coerenza e una stabilità stilistica che non sono frequenti. È il confronto con il livello, come dire, con la realtà clinica, che è tratteggiata in modo assolutamente sapiente. Questa è un'altra delle cose sorprendenti del romanzo. Il romanzo ci offre come una galleria di ritratti di tante compagne di stanza, di clinica, di questa ragazza Angelica, che a un certo punto del suo percorso, dopo essere caduta vittima della droga, dopo essersi buttata via, aver sperimentato la prostituzione, dopo aver svilito il proprio essere in tutte le maniere conosciute, una tavolozza che sulla quale io non voglio indugiare perché la conosciamo troppo bene. Concludo con una osservazione soltanto su un altro aspetto che mi ha colpito molto, perché nella sua essenzialità è profondamente vero. Guardate che nessun bambino impazzisce da solo, c'è sempre qualche adulto che lo aiuta. Questo purtroppo è vero. Vorrei chiedere una domanda delicatissima, no? Da parte dei genitori, in questo percorso c'è un aiuto a loro, sia per capire la situazione, sia per accettare una verità che è molto dolorosa, no? Nel caso di Angelica è stata totalmente persa la fiducia, perché è stata aggredita, non ascoltata, giudicata, quindi per Angelica è stato impossibile manifestarsi. Grazie a tutti, grazie mille. Come vedete, Cigliano mette sempre la donna all'attenzione. Abbiamo 2 settimane.